Oggi il capo è Stefano perché lui è indigeno del posto. È un bresciano doc. Fa sentire la tua voce. Porta figa, raga. Ci troviamo sul lago d'Iseo, oggi riprese con gli amici e guardate qui. Borsa Pigitech, fantastica, ho dentro il mio Mavic 3 e ragazzi, che dire, bellissimo RC, io metto 3 filtri freeware. Allora, il cicerone è Marco. Marco, che cos'è questo? È un orrido, ci hanno detto. Entriamo dentro e dobbiamo trovare una spiaggetta dove posizioneremo i droni e faremo partire. E facciamo un colettino. Ok. Vuoi terrare sulla mia pelata? Allora i capelli non glieli puoi tagliare. Io che cosa ho tirato fuori? Troppo bella la borsa della Pigitech, ragazzi. Tra l'altro ci sta tutta la perfezione. Abbiamo anche la possibilità di portarci cavetteria, cavi di ricarica e qui dietro anche l'iPad. Nuova Pigitech One Go Solo versione 2. Questa è la versione da 10 litri. Oggi il capo è Stefano perché lui è indigeno del posto, è un bresciano doc, fa sentire la tua voce. Porta figa, raga! No.
Mi trovo nel comune di Zone, quelle che vedete alle mie spalle sono delle piramidi da terra, le piramidi di Zone, chiamate anche i camini delle fate. Sono un bellissimo esempio dei processi erosivi dell'acqua. Sono nate infatti più di 150.000 anni fa durante la terza glaciazione e con il disgelo l'acqua ha proprio eroso queste formazioni rocciose. Sopra sono rimasti dei massi più grandi perché sono rocce di tipo diverso, mentre invece sotto hanno preso questa caratteristica forma piramidale. Pensate che la più grande è alta 30 metri e alla base è 8 metri di larghezza. Il masso sulla sua sommità è largo ben 4 metri. Visto Mario? Checklist, prima cosa para gimbal. Sai quante volte è successo a me? Poi io ho detto aspetta. Come va a fanculo la checklist? Qua stavo partendo col paragimbal davvero, ne? Che bello. Porca vacca, wow! Diventerai un protagonista indiscusso del mio canale. Ottimo, dopo questo grazie. Video. Cosa dice Alessandro? Sicuramente è lui il numero uno. Una scena da Silent Hill questa. Ecco, ci autofilmiamo tutti e due. Thank you.
Porca troia. La checklist. Hai visto che ridevi? Hai visto Marco? Stefano, dopo l'urlo satanico che hai fatto utilizzando il tuo Air 3, a cosa era dovuto quell'urlo? Porca vacca, wow! Il piacere di volare, cavolo, il piacere di passare nei punti proprio stretti, sì, stretti. Sì. Volo sempre a vista, mi raccomando. Sempre a vista, okay. Infatti lo vedevo. L'urlo libero, volo a vista. Quindi saluta te direttamente, il video lo concludi te, perché è un video ad persona. Niente, buona serata a tutti gli amici. Se lo stai guardando di mattina, esatto. Devi dire ciao amici del tubo. Ciao amici del tubo. Ci vediamo nel prossimo video. Alla prossima e prossimo video. Perfetto, grazie a tutti oggi. Ciao.